Passiamo all'ordine del giorno 124 Giordano Silvia, per il quale il Governo ha proposto di accoglierlo come raccomandazione. È scritto a parlare il deputato D'Ambrosio. Prego. Grazie Presidente. Presidente, logicamente rinunciamo e lo poniamo ai voti. Mi consenta di fare un ragionamento un po' più ampio, che però si attiene molto al rispetto delle regole e a quello che all'ordine del giorno poi è richiamato. Effettivamente nell'ordine del giorno, relativamente al patrimonio immobiliare, sia dello Stato che degli enti territoriali, abbiamo che in questo dispositivo presentato dal Governo, tutti i beni territoriali vengono in qualche modo gestiti dallo Stato e, qui voglio sottolineare ai cittadini e ai colleghi che sicuramente sono molto più attenti di me in quest'Aula, ancora una volta in quest'Aula si presenta la magica e fantomatica parola presente in ogni legislatura, il condono edilizio. Il benedetto condono edilizio, questa volta anche che si avvicina nei confronti dei privati, perché non solo parla dei beni pubblici, ma anche dei beni pubblici dati ai privati, mi consente di dire che è vergognoso, ad esempio, quanto detto qualche minuto fa all'interno di quest'Aula dal collega Rosato. Perché è vergognoso? Perché il rispetto delle regole in quest'Aula, e magari questo lo può riferire Presidente anche alla nostra Presidente, il rispetto delle regole in quest'Aula vale solo e soltanto e sempre per il Movimento 5 Stelle, mentre per gli altri il rispetto delle regole non vale. Non vale nella prassi parlamentare, non vale nelle commissioni dove un Presidente di commissione se ne frega altamente delle opposizioni, depositando, ritirando, facendo quello che vuole, facendo lavorare altri soggetti in commissione e poi ritirando quegli atti senza il minimo rispetto nei confronti dei colleghi che tentano di lavorare, mentre poi mostrano questo rispetto che è nullo nei confronti delle istituzioni anche negli atti che fanno, perché l'articolo 118 della Costituzione e non dei regolamenti parlamentari, dice che i beni degli enti territoriali vanno gestiti nella dismissione dagli enti territoriali stessi e invece questo decreto lascia questo potere al governo come al solito. Quindi ancora una volta gli enti territoriali sono completamente bypassati. E certamente so che questo argomento è molto secondario rispetto a quelle che sono le vicende oramai che ci legano invece alla legge elettorale, perché tutto questo è uno specchietto per le allodole, perché invece sui media non parliamo di questo, sui media non parliamo e non diciamo ai cittadini che l'IMU tranquillamente può essere scorporata in quest'atto, che se decade quest'atto l'IMU non verrà pagata. Quello non diciamo ai cittadini e invece parliamo della legge elettorale. Legge elettorale, andrebbe detto ai cittadini, presentata in violazione di ogni regola parlamentare, voi che richiedete al Movimento 5 Stelle il rispetto delle regole. E quindi siete voi i primi che vi dovete vergognare, voi nei confronti dei cittadini. E ripeto, invece di parlare con noi di rispetto delle regole e di trasparenza, decidetevi una buona volta a parlarne con i cittadini. Scendete per strada senza scorta e spiegate come la legge elettorale, come questo atto sono arrivati in quest'Aula. Abbiatene il coraggio, anche lei Scalfarotto, ma di che parla? Che gesti fa? E ve lo dico con le parole, concludo Presidente, lo dico con le parole, cito testualmente, 9 maggio 2013, dice: parlare di riaprire i termini del condono edilizio sarebbe da irresponsabili e manderebbe un pessimo segnale agli italiani che favorisce l'illegalità, l'insicurezza in un paese come l'Italia ad alto rischio sismico ed idrogeologico. Questo non lo diceva il Movimento 5 Stelle, questo lo diceva un renziano che si chiama Ermete Realacci ed è il vostro presidente della Commissione Ambiente. Vergognatevi, responsabili.